Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Tavola Serena. Quest'oggi vi propongo dei muffin salati, semplici ma di grande effetto. Possono essere utilizzati sia come antipasto sia come contorno e faranno un gran figurone sulle vostre tavole. Iniziamo subito! Partiamo dalle erbette. Ne serviranno 210 grammi circa. Io ho utilizzato per comodità i cubetti congelati che ho cotto in padella senza condimento. Le ho poi frullate con un mixer ad immersione per renderle più cremose. In un'ampia ciotola ho inserito due uova, possibilmente bio, le ho mescolate con una frusta a mano. Ho poi inserito 60 g d'olio di mais e 75 g di latte. Ho mescolato e inserito poi le erbette. Un cucchiaino di sale, un cucchiaino di zucchero e 30 g di grana padano grattugiato. Ho mescolato nuovamente e ho aggiunto 125 g di farina. Io ho utilizzato la tipo 1, ma potete scegliere quella che preferite, e 9 g di lievito per torte salate. Amalgamiamo per bene il tutto e la nostra base è pronta. Prepariamo poi una teglia per muffins e inseriamo i pirottini di carta. Se non l'avete potete utilizzare i contenitori di alluminio, anche in questo caso inserite all'interno i pirottini, così sarà più semplice estrarre i muffins una volta cotti. Riempite con un cucchiaio abbondante di impasto tutti i pirottini. Con queste dosi io ho completato una teglia, cioè 12 muffins. Ora passiamo a tagliare a fettine sottili una patata. Per farlo usiamo la lama affettatrice della mandolina. Io inizialmente ho usato questo modello, ma ve lo sconsiglio perché oltre a essere pericoloso per le vostre dita è anche difficile da usare. Meglio se avete questo tipo che ha il manico di sicurezza e vi agevola il lavoro. Si fa in un attimo e si salvano le dita. Una volta fatto, le nostre fettine saranno così. Aggiungiamo un po' di sale, le mescoliamo con le mani per non romperle e a questo punto possiamo arrotolare le fettine su se stesse per creare un bocciolo. Posizioniamo altre fettine attorno partendo dalla fine della fettina precedente. Otterremo così delle roselline. Le inseriamo all'interno dell'impasto e una volta terminati i muffins, se volete, potete aggiungere un cucchiaino di passata di pomodoro. Io ne ho fatti un po' con e un po' senza. Ora li cuociamo in forno caldo e ventilato a 180 gradi per circa 15-20 minuti, con un foglio di carta forno posizionato sopra la teglia. In questo modo non bruceremo le patate e si cuoceranno meglio. Ed ecco pronti i nostri muffins. Sono un'idea scenografica, ma semplice, per presentare le verdure in tavola, portando colore e tanta bontà in questi giorni di festa. Grazie di aver visto questo video, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like, scrivetemi nei commenti e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale cliccando sul bottone che trovate qui sotto. Ci vediamo alla prossima ricetta, sempre qui su Tavola Serena. Ciao!